Un'unione di 15 comuni che da giorni sta dando segni di cedimento è quella dei comuni della Romagna Forlivese, che la scorsa settimana ha visto 5 sindaci del territorio, di colori politici diversi, uno di sinistra, 3 di destra e uno civico, chiedere di azzerare l'unione in quanto ritenuta un'esperienza non più funzionante. Oggi un altro inghippo, il comandante della Polizia Municipale di Pesaro, Gianni Galdenzi, che ha rifiutato di diventare il nuovo comandante dell'Unione. Sentiamo quindi l'opinione di uno dei sindaci, ma anche ex presidente dell'Unione, Davide Drei. Il nuovo comandante indicato poi vuole capire bene che condizioni ha per portare un progetto nuovo e innovativo in un'unione così importante come quella della Romagna Forlivese. Qui bisogna ridefinire un patto tra i sindaci che era quello originario, che ha tenuto per alcuni anni, ma che oggi sembra proprio in discussione. Credo che le valutazioni sull'unione, anche alla luce oggi della mancata riforma costituzionale, quindi di un riordine ancora in atto, vada analizzato, vada studiato e si esca dalle secche di azioni emotive e che in questo momento non hanno nessuna, come dire, conseguenza riorganizzativa, ma come chiedono anche le organizzazioni sindacali, apprezzo molto, devono chiedere a tutti e 15 sindaci responsabilità per far funzionare finalmente questa unione.